Benvenuti a casa vostra! Qui in Clinica del Sorriso vi sentirete parte di un'unica grande famiglia. Vi accoglieremo con cortesia e professionalità. Noi abbiamo a cuore la vostra salute. Clinica del Sorriso a Torreglia, vi aspettiamo! Questo è lo sportello della tua banca, il tuo negozio preferito, il tuo assistente personale e questa è la tua azienda online. Il sito web della tua azienda non è solo un sito web, ma uno strumento di business. Il touch point più importante con i tuoi clienti. OmniaWeb, agenzia di web marketing, distilla il miglior web marketing per la tua azienda. Con le tecnologie più avanzate, siti che si adattano a tutti i device, le piattaforme più efficaci, le soluzioni di business più innovative, attraverso un metodo chiaro, preciso e condiviso con il cliente. Una volta pubblicato il tuo sito, non è finita qui. OmniaWeb continua ad assisterti per ottenere il massimo risultato possibile dal tuo business online. Contattateci, Video Produzioni Telecittà. Marcolina, buongiorno. Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata della Ricetta della Felicità, un programma in cui parleremo di tutte le cose più belle della vita e di tutte le cose anche più buone con Andrea, che è titolare del Cocò Music Restaurant a Padova. Bene, corretto. E con Daniele Carraro, che è il primo chef del Cocò e anche una stella Michelin. Lui sì, nell'altro locale dove lavorava ha preso una stella Michelin. Quindi oggi sono particolarmente felice e onorata di essere qui insieme a voi. E lo siamo anche noi. Grazie. Andrea, non è un caso che ti abbiamo chiesto appunto di registrare questa puntata presso il tuo ristorante, perché oltre ad essere un ristorante particolarmente innovativo, sai che a me queste cose piacciono, mi colpiscono, mi ha colpito veramente tanto il fatto che tu sprizzi felicità. Sei una persona che in inglese si direbbe you walk your talk, quindi tu cammini quello che è il tuo messaggio, no? E ci vuoi raccontare un pochino qual è il tuo segreto? Cos'è che fa brillare i tuoi occhi la mattina quando ti svegli e poi continuano ad accogliere col sorriso anche tutti i tuoi ospiti durante la giornata intera? Ma insomma, la passione assolutamente è la mia sveglia, la sveglia mattutina di tutti coloro i quali vogliono fare di questo mestiere una volontà, ed è meraviglioso riuscire a fare proprio il lavoro che riusciamo a fare. La felicità poi è del realizzarlo è il fatto che da quasi 20 anni abbiamo un sacco di successo, grazie a Dio, perché probabilmente la ricerca e l'innovazione, la passione proprio che ti spinge a fare sempre di più. Ecco Andrea, noi siamo qua proprio per capire quali sono i segreti, oltre che del vostro atteggiamento accogliente, sorridente, anche della buona cucina, perché questo programma si chiama Le ricette della felicità. Assolutamente. Ti voglio chiedere oggi 3 ricette della felicità e ti spiego un pochino con che criteri. La prima ricetta della felicità sarà una ricetta a cui tu sei particolarmente legato, una ricetta che solo il fatto di farla, di degustarla, veramente ti porta al settimo cielo. Certo. La seconda ricetta della felicità che ti chiedo di condividere con me e con tutti i telespettatori è invece una ricetta che contiene gli ingredienti particolarmente sani, particolarmente salutari, che stimolano proprio gli ormoni della felicità. Sai che hanno fatto una scoperta. Le sinapsi della felicità. Esatto, i medici, per cui il nostro cervello è in grado di secernere gli ormoni della felicità. Certamente.
E la terza ricetta che ti chiedo è la ricetta del sorriso, quindi quella ricetta che tu capisci che è particolarmente apprezzata dai tuoi ospiti, perché quando l'assaggiano, sul loro viso appunto tu vedi un sorriso particolare. Certo. Quindi di che cosa ci vuoi parlare oggi? Quali allora, noi abbiamo preparato le tre ricette della felicità. Proprio a fronte di questa meravigliosa ricetta della felicità che è anche sul petto, di partire con il piatto che per me è l'apoteosi della felicità, della gioia, solo per il fatto che perché mette da parte il galateo e va affrontato con lo spirito della passione, con le mani, che è la catalana di crostacei, che è un piatto che abbiamo rivisitato, che obbligatoriamente abbiamo cercato di rendere più proteico, meno grasso, ma che comunque a mio giudizio rappresenta quella che è la passione della ristorazione, perché con le verdure, con il pesce, con la qualità, con le proteine, con un mangiare quantomeno sicuramente sano, abbiamo poi la possibilità di lavorarci sopra e anche qui poi l'indole caratteriale di ogni singolo cliente la si identifica anche dal fatto che chi si appronta ad una catalana con la passione giusta ha sicuramente delle caratteristiche elettive. Mm-hmm. Rispetto magari a chi è sempre guardingo, ha paura di sporcarsi, e questi atteggiamenti poi da spettatore della vita sono quelli che poi i nostri clienti portano. Mi fa venire in mente un viaggio che ho fatto quest'estate a Napoli, sì, in cui proprio mi hanno detto che ci sono certe cose che a Napoli vanno mangiate chi assolutamente mani, vanno con mangiate le mani. Io vengo da una famiglia tra cui, napoletana, quindi la pizza, e quindi capisco, certo, questa cosa che dici. Ma io chiederei a Daniele, innanzitutto Daniele, quando è che tu sei felice? Sono felice quando un cliente esprime un sorriso per i nostri piatti. E chi è che te lo riporta? Perché tu sei qui in cucina. Me lo riporta Andrea, oppure a volte esco io in sala addirittura. Devo dire che io lo coccolo in maniera particolarissima, Daniele, perché Daniele è timido e talvolta è anche troppo duro con se stesso, perché è veramente molto molto è molto bravo, rigoroso, è rigorosissimo. E Daniele, ti capita mai che qualche cameriera venga qui a dirti che qualche tuo cliente ha chiesto la ricetta? Indubbiamente. E cosa fai? Gliela dai oppure no? La rilasciamo, non ci sono segreti, non ci sono più, ecco, segreti in cucina. Io, Daniele, oggi sono qui a chiederti a nome di tutti a rubarti no a chiederti a nome di tutti i telespettatori di dirci anche quei particolari che appunto di solito non si dicono, che però garantiscono il risultato di un piatto assolutamente felice. Chiaro. Ci stai, Daniele? Certo. Bene. Allora, seconda ricetta della felicità? Allora, la seconda ricetta della felicità è un piatto che appaga la contemporaneità dei nostri tempi, dove la ricerca del mangiare sano è sempre più ricercata ed è importante. E quindi il filetto di tonno dato dagli amici di Mazara, quindi questo è un filettino di tonno pinna gialla small. E questo ci porta in Sicilia allora? Questo ci porta in Sicilia, però evitando magari condimenti troppo pesanti, lo lavoriamo nella sua preziosità, nel suo carico stupendo di proteine, con una naturalità portata poi dai cereali in una panatura, con un'insalatina liquida che facciamo adesso, questa pezzatura poi tra l'altro io cerco di farlo sempre abbastanza generoso, no? Però il segreto di questo prodotto, oltre alla qualità stupenda, è anche questo, no? Noi piano piano gli facciamo togliere via un po' di liquido, anche se è già disidratato, e con questa operazione qua noi rompiamo qui gli oli essenziali della menta e cominciamo a appoggiarla su una parte. Poi, nello stesso procedimento, dall'altra parte, e cominciamo un massaggio. Sai che ci sono delle carni... Questo è già un primo segreto importantissimo, questo, certo, che noi, di solito nei libri di cucina noi cerchiamo di entrare, non si trovano. Di entrare nelle fibre, no? Per cercare di... Senti che profumo che sprigiona la menta. Da dove viene, sì, questa menta? Questa menta viene dall'orto del cocò, perché sebbene noi siamo in una zona alquanto artigianale, siamo riusciti a ricavarci... Andrea, poi te ne chiederò una piantina, un piccolo orticello, ha un profumo volentieri incredibile. Ecco, adesso praticamente, massaggiato leggermente, con il calore delle nostre mani, abbiamo fatto sciogliere il sale, lo lasciamo riposare per circa 3-4 minuti. E il nome completo della ricetta allora? È un filetto di tonno panato al sesamo a fine cottura,
perché panandolo in cottura del sesamo andrebbe a perdere tutti gli oli essenziali e noi questo non lo vogliamo. Quindi lo cuciniamo leggermente in leggera scottatura, poi lo paniamo una volta cotto nel sesamo e di base, dato che dovremmo accompagnarlo a una sana insalata, noi l'abbiamo rivisitata creando una cosa che tu farai e che tutti gli amici poi gli spettatori faranno a casa, perché quello che mi preme a raccontarvi è che qui non si fanno voli pindarici o alchimie o ciò che magari vedete in televisione è tante volte artefatto, vi porta a pensare che sia tutto difficile. Avvicinatevi alla cucina perché invece è tutto facile, come vi faremo Andrea, vedere. Andrea, se tu riesci a farlo fare a me vuol dire che chiunque a casa riuscirà a farlo. Lo farai tu, renderai con un mini pinner, mi permetti? Io sono curiosa. Ti passo iniziare. Dietro. La classica insalatina gentile che potete Quindi, trovare dappertutto. Con sesamo e? L'insalatina che renderemo liquida però, per rendere un po' più gourmet il piatto. Insalata liquida. Insalatina liquida, ok? E poi c'è qualcos'altro nella ricetta? No, mettiamo a parte un po' di cipolla caramellata. Ecco. La caramellatura del cipolla fa bisogno di un tempo un po' più lungo, quindi... Cipolla di Tropea. Assolutamente. Quindi abbiamo già fatto tre regioni. Nulla ai nostri amici di Chioggia che fanno delle cipolle stupende con le quali però lavoriamo al forno, ma quando abbiamo bisogno del prodotto essenziale, la cipolla di Tropea. Marcolina, tu prima eri agitata e adesso devi farmi vedere. Andrea, io sono agitata perché qui mi trovo in compagnia di due chef veri. Ed è un'emozione bellissima. Mini pinner alla mano. Aspetta che abbiamo la terza ricetta della felicità da annunciare ai nostri telespettatori. Io adesso. E c'è la ricetta del sorriso. Questa è la ricetta praticamente del sorriso, perché è ormai statistico che un piatto della tradizione italiana, che è il bigolo, cacio e pepe, rappresenti poi nel cuore di tutti noi una felicità nel riceverlo e assolutamente nel mangiarlo, perché credo... Quindi bigoli, cacio e pepe, è la nostra terza ricetta. È la nostra terza ricetta e credo che la motivazione per la quale molte persone sono affascinate da questo piatto si rifà nel retaggio nostro dei bambini. Come primi piatti mangiavamo le penne o la pasta con il formaggio e con il grana sopra, quella sorta di sapore è rimasto nel nostro palato, quindi nella cremosità del cacio che poi creiamo abbiamo veramente un ritorno a casa e un appagamento che poi tu mi dirai se è veritiero o no. Io non vedo l'ora. Andrea, sai che sono una buon gustaia e infatti questo programma è la combinazione di due passioni, per la felicità e quella per la buona tavola. Prima di metterci all'opera, io ti lancio una provocazione. Allora, si dice che dietro a un grande chef, comunque a un personaggio in grado di creare, no, delle cose particolarmente di successo che resistono del tempo, ci debba essere prima di tutto un grande uomo, una persona vera, autentica. Ecco perché, preparati, perché mi piacerebbe veramente entrare un pochino in contatto, in intimità, mi piacerebbe dire, con la tua essenza, con la tua storia, con chi sei tu, al di là e sopra anche del grande successo che hai avuto in questi anni. Sei pronto? Sono pronto, sono prontissimo. Bene, perché questo è appunto un po' il filo conduttore del nostro programma, che dà sì le ricette e rivela appunto segreti per realizzare al meglio dei piatti di grande successo, ma anche vuole permettere alle persone di riuscire ad avere qualche strategia, un po' di contagio positivo, e sai che in questo periodo ce n'è particolarmente bisogno. E la tavola è il mezzo migliore per arrivare a questo, certo. Per le relazioni e per le nostre emozioni. Le stiamo un po' perdendo e invece okay. Noi le Allora, vediamo. Io chiedo a Daniele. Daniele, tu sei stato bravissimo perché finché io e Andrea parlavamo sei andato avanti, quindi... Prima ricetta, la catalana. La catalana, allora. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo pulito l'astice e il gran soporo, abbiamo tagliato a pezzi e adesso andrai a preparare le verdure. Adesso Marcolina preparerà le verdure. Daniele, io qua sento un profumo meraviglioso. Cosa bolle in pentola? Abbiamo preparato il fondo per i bigoli cacio e pepe, quindi abbiamo fatto un soffritto di scalogno, abbiamo aggiunto il cacio e un pizzico di panna.
Bene, mentre io e Andrea parlavamo delle sue esperienze, veniamo un pochino anche alle tue esperienze. Oddio. Qual è il segreto del fatto di riuscire da autodidatta, possiamo dire, sì, a riuscire a prendere una stella Michelin? Cercare sempre un po' le innovazioni. Le innovazioni e la creatività nel piatto. Quindi il tuo ingrediente, quello che utilizzi di più, è la creatività. La creatività. E qual è il piatto che hai creato di cui sei particolarmente fiero? Risotto, scampi, mele e cioccolato. Ecco, questo non l'ho assaggiato. Questo non l'ho. Questo Andrea non me l'ha detto, altrimenti, ma magari facciamo una seconda puntata. I bigoli si stanno cuocendo, il fondo di cottura. Che bigoli hai usato? Bigoli di nostra produzione. Li facciamo al mattino appena arriviamo. Quindi bigoli fatti a mano? Bigoli fatti a mano. E che tipo di farina usi per i tuoi bigoli? Semola di grano duro. Ok. Semola di grano qualche duro, altra... uova e un pizzico d'acqua e sale. Benissimo, qualche altra indicazione per i nostri bigoli? Niente, la spadellatura. E... senza annunciare perché il formaggio tende ad attaccare. Con cosa proseguiamo adesso allora? Adesso Andrea sta finendo di tagliare le verdure, io le condisco e Andrea andrà a procedere alla scottatura del filetto di tonno. C'è un sociologo che è il più importante in questo momento, che è Bauman, che dice che appunto la felicità non è vivere una vita senza difficoltà, ma affrontare le difficoltà. E questa cosa mi sembra che rispecchia appieno quello che è stato lo spirito che ti ha guidato appunto in tutta la vita. Tu mi hai detto addirittura che la sofferenza non può avere sopravvento su di te e quindi tu inizi a compiere cose folli ma sempre in nome del bene. Credo che questa sia una parte caratteriale innata, no? Sono persone che purtroppo non sono così, ma persone che veramente non sanno di essere così ed ecco perché è importante donare gioia, donare felicità. Ma fammi un esempio pratico, cosa fai in tutti i giorni a favore Guarda, del io bene? Ti racconto, Daniele, mi... c'è la pentola? La padella è bella fumante, siamo pronti. Ok, allora, possiamo scottare quando vuoi. Adesso ok, lo continuo a fare Daniele, che continuiamo questo discorso che è interessante. Ti racconto un aneddoto che racchiude questa cosa qua. No? L'altro giorno sono andato in posta e io naturalmente entro dentro, ero piena di persone, e ho detto buongiorno a tutti. No, ok, e quindi... Tu sei entrato quindi e le persone ti hanno guardato o no? Ma noi come Padova siamo una città un pochettino bigottina. Quindi magari non c'erano le persone Ma non ti guardano neanche, no? E quindi guardando le persone, magari qualcuno ti conosce, dando comunque una sorta di felicità naturale che non è costruita, ma è nel senso che a me piace salutare tutti quelli che vengono qui dentro sono salutati con il benvenuto, perché è un piacere. E lo stesso quindi fai quando le sei le persone fuori. Che ti guardano poi in maniera un po' così guardinga e dicono mamma mia questa persona ha salutato, non ci salutiamo più. Quindi tu sei entrato e visto hai salutato questo sorriso. Mi hanno salutato in pochi, ma quando sono uscito che ho ridetto arrivederci... Mi hanno salutato tutti, allora ho detto vedi quanti cuori battono e pulsano e hanno voglia di esternare, ma ormai purtroppo poi andremo in discorsi più lunghi, la facilità che parte dai social e che arriva nei porti interpersonali, nei patronati che non ci sono più, in quelle che erano una volta le compagnie che ci aggregavano fino alle 4 di mattina, ci lasciavano con la volontà di vederci perché altro sistema non c'era, lo abbiamo perso. E noi invece possiamo ridarlo, quindi, ridarlo con la cucina. Andrea, tu sei in un certo senso un catalizzatore di felicità, ovvero sì, riesci ad attingere alla tua gioia e a dispensarla agli altri facendo in modo che questa cosa attivi un pochino anche di più le altre persone. E sai cosa catalizza la mia felicità? La passione per questo mestiere. La passione direi per la vita, da quello che mi hai raccontato. Beh, cibo è vita. Cibo è vita. E sai qual è il contrario di passione, Andrea? Che è un po' quello che spegne la nostra felicità? La paura. Infatti mi è piaciuta molto la definizione. Ne abbiamo parlato. Mi è piaciuta tantissimo appunto la definizione che tu hai dato e che hai detto che siamo tutti un po' cardiopatici timorosi. Sì. Però adesso qua c'è troppa roba che bolle in pentola e magari di questo ne parliamo a cena. Parliamo dopo, volentieri. Allora Daniele, stiamo... Mi prendo la parola, no? Stiamo... scottando questo meraviglioso filettino di tonno. Abbiamo già preparato, per accelerare perché sennò il regista si arrabbia, siamo troppo lunghi, il cacio. Ma perché eravamo presi dalla nostra conversazione. Il cacio, piatto della felicità, del sorriso chiedo scusa. La catalana Daniele la sta preparando.
Noi dobbiamo, ha tritato Daniele, posso farlo vedere, mi permetti? Ecco, questo è il trito che noi persi nelle chiacchiere non abbiamo fatto, l'ha fatto regista. Quello che devo fare io. Quello che devi fare tu è l'insalatina liquida. Quindi abbiamo, vediamo se c'è un... Forse a fare questa anche ci sarei riuscita. Sì, eccola qua. Vedi, questa praticamente è una pappettina liquida di insalata. E dentro cosa ci hai messo allora? Nulla. Solo insalata? È insalatina liquida e un goccettino di olio. Ok, sale? Il sale lo mettiamo dopo perché sennò ci togliamo via tutti i liquidi e in cottura si stringe. E per quanto tempo l'hai fatto andare? Qualche secondo? Ma guarda, questa è una... Sono quelle cose... Guardate, quando vi dicono dovete farla in 3 minuti, in 2 minuti, no, dovete farla a occhio. Perché noi facciamo quasi tutto, poi vedrete che poi nell'appassionarvi alla cucina... Questo qua è un pesto, possiamo dire? È un pesto. Certo, è un pesto. Possiamo farla anche più liquida, però a noi piace che abbia una sua struttura, che non la perda completamente. You know, okay. Mr. Carraro? Yes. Ok, allora, siamo pronti con il bigolo, quindi andiamo nella... Vuoi spadellare un po' tu il bigolo? No, sai cosa gli facciamo fare alla Marcolina? La Marcolina glielo facciamo girare, ok? Ok, sì. Quindi, con mi questa pinza... Più... Dai, vieni qui con me. Con questa pinza, non scotta questa, sì. Andiamo a muoverlo. Fammi energicamente. Vedere, allora, ok, ce la posso Noi non lo spadelliamo, però... Ce la posso giro fare. Energicamente, gira, veloce. Ci vuole energia e muscoli in cucina, È che non Brava. Vorrei schizzarlo. Bravissima, no, non vorresti schizzarti, ma hai il grembiolino della felicità. Andrea, allora, ma cosa mi dici delle persone che entrano qui e che magari appunto non sorridono e non salutano? Te ne saranno capitate migliaia nel corso sì, degli anni. Sì, il cardiopatico timoroso, lo finisci tu Dani, le spadellature. Ecco, qua è pronto. Lo mantichiamo che siamo brava, sei stata bravissima, adesso andiamo a uniformarlo non con vedo una bella di assaggiare la ricetta. Lascia il posto sorriso. A Daniele che gli dà una bella mantecata e io ti racconto il cardiopatico timoroso non è una persona che è né malata di patologie gravi assolutamente, ma di una condizione propria che è la condizione del temere, soprattutto per timidezza, l'approccio immediato. Aspetta che ci spostiamo così Daniele. No Daniele, vai pure avanti così non ci scontriamo. E sono le persone che più difficilmente temono il rapporto, ma non perché abbiano caratteri difficili o siano persone cattive, semplicemente perché non sono abituate, cioè hanno dismesso il dialogo, il rapporto per mille motivi. Possono essere delle persone che hanno delle situazioni lavorative difficili o situazioni difficili. Noi soprattutto poi con l'innovazione dei social network abbiamo la volontà di aspettarci un mi piace. O qualcuno che ci dica bravo, mi piace, invece noi dobbiamo assolutamente... Daniele? Noi dobbiamo assolutamente invece pensare che forse saremo noi i primi a dare qualcosa, di smettere questo distacco mediatico. Allora, questo qua vuole essere anche la filosofia di questo programma, che vogliamo dare, vogliamo condividere con generosità qualcosa che ci appassiona. Perché... Il tuo segreto della felicità sta nel dare. Cos'è che bisogna dare? Io credo che in questo mestiere, nella mia indole caratteriale, il dare è la possibilità di entrare nel cuore delle persone di modo che ci sia la possibilità di creare quel filo conduttore che è l'ascoltare. Noi non ascoltiamo più. Noi parliamo, noi guardiamo, noi siamo, abbiamo bisogno di messaggi veloci. Qui Andrea hai toccato un punto veramente cruciale, perché appunto il dare a volte consiste anche nel semplicemente osservare veramente e guardare. E guardiamo, no, guardiamo Daniele. Guardiamo Daniele. Pronto il bigolo cacio e che pepe. Lui sta lavorando per noi con grande precisione e rigore. Eccoci qua. Ecco gli ingredienti per i bigoli cacio e pepe. Uno scalogno, olio extravergine d'oliva, 70 g di cacio romano, panna, 100 g di bigoli freschi. Il procedimento consiste nell'imbiondire uno scalogno in una casseruola con un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiungere 70 g di cacio romano, un filo di panna e 35% di grassi e lasciare in infusione a fuoco basso per qualche minuto. Tuffare 100 g di bigoli freschi in acqua salata e quando sono pronti aggiungerli al cacio fuso precedentemente preparato. Impiattare spolverando di cacio romano grattugiato e abbondante pepe macinato a mulinello.
Andrea, a proposito di osservare le persone, andiamo ad osservare cosa sta facendo Daniele adesso. Allora Daniele, anzi no, lo faccio io, posso Daniele? Allora anzi, mi aiuti tu Marcolina? Mi prendi la pentolina, hai paura di scottarti? Non preoccuparti, no. Non ti scotti, me la appoggi qui sopra. Ecco qua. Ok. Adesso lo farai tu. No, non te l'aspettavi? Io pensavo di essermela cavata con i pomodori. Ok, allora guarda, io lo appoggiamo qui sopra. Noi per non perdere gli oli essenziali, ok, lo tostiamo, lo paniamo a freddo. Dimmi. Quindi, cosa devo fare Andrea. Mettiamo sopra. Okay. Così. Ok, molto bene. Anche ai lati? Anche ai lati ti faccio vedere dopo come facciamo, no? Tanto ok, molto bene, a posto. Molto bene, a posto. Allora. Ok. Adesso il lato, un lato. Ok, dai, fammi okay. provare. Bravissima. Perché comunque il fatto di riuscire a farlo mantenendo la copertura, vedi che non è così scontata. Ma è scontata perché adesso sotto gliel'hai data. Ok. Noi lo lasciamo così, lo riempiamo sopra. E adesso cosa si fa? Adesso semplicemente lo prendiamo e lo poggiamo nel piattino, Daniele. L'insalata liquida. Ce l'hai davanti. Eccoci qua. Allora, facciamo una base di insalatina liquida. E qua siamo alla nostra seconda ricetta. Ok. La ricetta della salute. Se mi passi le verdure intanto le condisco. Questa è della catalana, Daniele. Mi dai una pinzettina, anzi facciamo così, guarda, lo poggiamo sopra. Perfetto. Te le metto qua? Sì, grazie. Ok. È pronto così, Andrea? No, sai cosa? C'è la cipolla caramellata. Ah. Mamma mia. Ok. Cipolla di Tropea caramellata. Un po' di cipollina. Di Tropea caramellata, noi non ci mettiamo. Infatti quando adesso mi hai parlato di questo piatto mi ha convinto proprio per la cipolla caramellata. Ecco, un filettino di olio, noi tra l'altro utilizziamo da degli amici di Bitetto un olio che ha un 0,4% di acidità, importantissimo perché la qualità dell'olio è proprio riguardante l'acidità. Noi lo infatti mettiamo. Per la felicità e per la salute è molto importante utilizzare prodotti sì, di qualità. Sì, assolutamente. Per il filetto di tonno e sesamo su specchio di insalatina liquida avremo bisogno di una cipolla rossa di Tropea, di zucchero, un filetto di tonno di 150 grammi, menta, insalata gentile e sesamo. Ecco il procedimento. Affettare una cipolla rossa di Tropea e cuocerla in una casseruola con del vino rosso e aceto. Quando la cipolla risulterà asciutta, dopo aver perso l'acqua in eccesso, aggiungere olio, zucchero, lasciare caramellare e poi raffreddare. Ottenere dalla baffa del tonno il filetto di circa 150 grammi, meglio utilizzando tonni del mare Mediterraneo, e condirlo con olio, menta e sale, massaggiandolo lentamente affinché assorba meglio i condimenti. Frullare con l'aiuto di un mixer da cucina l'insalata, meglio la varietà gentile, con olio, aceto, sale e pepe, sino a ottenere una salsa liquida. Quindi filtrarla in un passino per renderla il più omogenea possibile. Scottare il filetto di tonno in una padella antiaderente da ambo i lati per circa un minuto, quindi panarlo nel sesamo. Servire la salsa a specchio sul piatto di portata e poi poggiare il filetto panato e sesamo al centro dello specchio con una ciotolina di cipolla caramellata a lato del piatto. Adesso le mani, lo chef se le pulisce qua sui fianchi di colpo, okay perché dobbiamo andare a lavorare e partiamo con la catalana di crostacei. La voilà! Allora, i due piattini sono realizzati. Quindi, il vigolo. Daniele, cosa hai fatto? Hai aperto l'astice? Abbiamo spezzettato l'astice grosso poro, l'abbiamo sistemato su una cocottina, adesso basta mettere le verdure. Adesso la Marcolina. Allora Marcolina, distribuiamo queste verdure che sono i pomodorini. Secondo me qualcuno gli ha detto ad Andrea che deve provocarmi. I pomodorini, la cipolla di Tropea, l'olio nostro sì? E... Dove la mettiamo? Bene, vai alla grande perché va diviso praticamente in due, sì. Adesso procediamo anche nell'altra. Brava Marcolina, poi dovrai utilizzare le manine per girare. Ah, ok, benissimo. Vai, guarda, facciamo così facciamo più veloce perché dopo il regista... Sì, assolutamente sì. Quindi una, due, ok... La voilà, adesso? Adesso piano piano andiamo a, senza a schiacciarlo con le dita, ok? Io guardo te Andrea. Molto bene. Ok. Posso dire che ho impiattato una catalana. Molto bene.
Ok, adesso ti do uno straccettino. Però Andrea, non so se bravi tu... Bravi ragazzi. Andrea, non so se tu stai prendendo in considerazione di potermi assumere come tuo aiutante. Guarda, dobbiamo fare un... uno stage intensivo. Sì, questo lo valuteremo più avanti. Intanto farei un po' di prove in cucina, va bene? La catalana adesso deve riposare, quindi i suoi oli essenziali, delle verdure, e i suoi sapori si amalgamano con il grasso porro e l'astice. E questo, per esempio, sai cosa fa? Questo è il sorriso della gente. La catalana, un piatto come questo, rappresenta veramente la felicità. Posso farlo vedere? Guardate, chi non può sorridere o essere felice davanti a un piatto del genere, no? Magari non sarà neanche che una catalana, però già di mare, di già, terra. Esatto, già l'immagine è stupenda e poi il lavorarla è un bella, è un piatto mi della piace passione. Molto questa ricetta che hai scelto, Andrea. Molto bene. E penso che ancora di più saranno contente le mie papille gustative. Guarda, l'importante, sai cosa raccontiamo ai nostri ragazzi? Mm-hmm. Quando portiate questi piatti e li raccontate ai tavoli, guardatele le persone negli occhi, raccontate che questa è una catalana importante, fatta con prodotti importanti. Quello sguardo poi, se c'è, rappresenta quel connubio di rapporto che si lega durante la serata e nel tempo, cosa che non facciamo mai, no? Quindi, guardare le persone negli occhi e parlare a loro con il cuore. Ecco gli ingredienti per la catalana di astice e granso porro: aceto balsamico, sedano, carote, pomodorini, datterini a piacere, una patata, un astice, un granso porro, prezzemolo e una cipolla rossa di Tropea. Tagliare le verdure in quantità a piacere di sedano, carote, pomodorini, datterino, salarle e lasciarle una notte a gocciolare in un colapasta finché perdano l'acqua in eccesso. Ritirarle quindi in un contenitore e condire aggiungendo una patata bollita con olio, pepe, aceto balsamico, meglio millesimato di Modena. Cuocere i crostacei in un corbillon, quindi un brodo aromatizzato di sedano, carote, cipolla, prezzemolo, pepe, sale e aceto. Scolarli, ridurli in pezzi, aggiungendovi le verdure alla catalana e in chiusura aggiungere della cipolla rossa di Tropea Julienne. Sono Ilenia e faccio l'assistente alla poltrona in Clinica del Sorriso. Sono contentissima di lavorare in questa equipe perché mi sento in famiglia. Con le nuove tecniche, come l'anestesia computerizzata, il paziente non sente dolore e questo mi riempie di gioia. Clinica del Sorriso a Torreglia, vi aspettiamo! Contattateci, Video Produzioni Telecittà. Ed eccoci qua finalmente per assaggiare le meravigliose ricette della felicità che abbiamo preparato di là in cucina. Andrea, mi sono permessa di invitare per questa serata di gioia alcuni cari amici e te li voglio presentare. Volentieri. Alla tua destra abbiamo Patrizia. Piacere Patrizia. Piacere Andrea. Anche se devo dire che noi ci conosciamo da qualche anno. Abbiamo degli amici in comune. Abbiamo degli amici in comune. Poi abbiamo Marika. Marika, piacere. Piacere Marika. Andrea. Filippo, è piacere. Un onore averla al Cocò. Grazie a lei. E Elena. Piacere Elena, benvenuta. Piacere. Allora io direi che potremmo iniziare per celebrare appunto questa amicizia e queste relazioni nuove da un bel brindisi. Da un bel brindisi. Con cosa facciamo il nostro brindisi? Allora intanto abbiamo preparato prima la catalana, i nostri amici magari non l'hanno vista, questa è la catalana di grasso porro e astice. Bene. E a questo piattino abbiamo pensato di associare, grazie Daniele, guarda che meraviglia, di associare diciamo che un ribolla gialla, la mise en place, okay. Antipodio di colori. Quindi adesso però io vorrei che tu, magari una mano non me la dai, Marcolino, con chi stai parlando? Non ti aspettavi che io ti dicessi questo. Ci abbiamo visto anche in cucina. Tu adesso dovresti, guarda, noi togliamo il tovagliolino, tutti quanti. Che le sorprese con te non mancano. Allora, guarda. È vero che bisogna pagare il prezzo per la felicità. Piano piano.
facciamo un servizio alla francese, quindi mano aperta, molto bene, ce l'hai fisso, tu sei mancina, giusto? Sì. Quindi questa è la pizzettina. Mi accompagna gli ospiti intanto. Che... Ecco, grazie. Prepariamo la catalana. Grazie. La catalana che è un piatto assolutamente, posso dirlo, della felicità. A qualcuno magari non piace il crostaceo, non piace il pesce. No, posso chiedere, è previsto anche il bacio alla francese oppure no? Solo il servizio. Chiedo, non si sa mai. Fare un po' di spazio. Sì, prego. Sei circondato. Sono circondato, c'è l'imbarazzo, grazie. Ecco, grazie. È un piatto coloratissimo, è bellissimo da vedere. È il piatto, uno dei piatti che veramente crea più pathos, più sentimento sicuramente. Diciamo che il bello di questo programma è proprio la spontaneità. Nel frattempo i miei pantaloni. Posso avvisare mia moglie che dovrà lavare dei jeans intanto? Perché ma succede. Ma magari insomma. Aspettiamo la fine della cena. Adesso è la regolina gialla di Primosic. Grazie, sai. La voilà. Merci. De rien, madame. La felicità richiede impegno ed edizione. E fatica. E un po' di vino. E se ogni tanto. C'è sta. È anche un piatto profumato. Beh, il vino è il filo conduttore, è veramente no, della felicità. Ah, certo. Io ti vino merita, no, esatto. Esatto. E grazie. Grazie, al pezzettone. Tu sei anche un esperto di vini, quindi. Beh, insomma, diciamo che di necessità e virtù, dopo 30 anni di carriera, direi che si fanno anche le zucche. Dovete abbiamo sapere, ragazzi, che qua noi, abbiamo sì. veramente lavorato con amore. Grazie. Bravi. Beh, io direi che la ricetta della felicità è anche accompagnarsi agli amici e donargli del cibo, no? Ma direi che ti sei bravo. Sì, esatto, per te le cose più. Guarda che io sono a dieta, però. Quindi basta così, tutto sufficiente. Bene. Ma guarda che te la sei cavata egregiamente, veramente egregiamente, bravissima, complimenti. Grazie. Bravo Marcolina, hai un futuro. Sono Filippo. Tu è il cocò. Dai, che sono curioso, Marcolina, che ci racconti sta felicità. Allora, io volevo proprio partire dalla tua storia, Andrea, che mi ha incuriosito veramente tanto. Tu hai cominciato grazie a tua nonna Flora, a 7 anni. Ah, anche prima? Anche prima. Casa mia, dopodiché, si cominciava a friggere nella tradizione napoletana alle 7 di mattina. Hai allenato la tua, le tue capacità estetiche, che sono molto importanti per la mise en place, nel negozio di tua mamma. E nel negozio di mia mamma e poi nei vari negozi vicini dove facevo le vetrine, perché chiaramente volendo essere autosufficiente, tutti ti studiavo, hanno chiamato, vedevano che eri bravo. Ma forse ero anche in quegli anni l'unico disponibile che andava per una pipa di tabacco, quindi forse però quello è servito perché alla fine bene. Poi... Dopodiché la svolta, hai fatto appunto l'anno di militare, sì. Fatto carabiniere seguendo le orme di tuo papà, sì. E da lì, grazie a un atto di gentilezza, sei stato cooptato da un grande industriale. Da un atto di gentilezza che però è scaturito da un gesto di gentilezza. Esatto, dico, grazie a un tuo gesto di gentilezza. Inaspettato, ti è stato offerto appunto un lavoro all'estero. Pensa, io ho dato un gesto di gentilezza facile. Una scatola di cioccolatini, praticamente c'è stato ragazzi, un intervento con delle cose. No, ragazzi, quindi abbiamo messo, abbiamo brindisi prima. A noi, prima. Esatto. Ad Andrea. Cincin alla felicità. Alla felicità. Che siamo noi. Cincin. Cincin. Alla vostra. Marcolino. E quindi praticamente da un piccolo gesto di un dono che è stato un offrire una scatola di cioccolatini e dei fiori a una famiglia sventurata che aveva subito un furto in casa, quella famiglia era di una persona importante e questo piccolo gesto mi è valso poi una carriera meravigliosa in questo tour operator che però poi negli anni è cresciuto. Hai avuto un successo clamoroso? Sì. E nessuno ovviamente ti voleva lasciare partire, eppure tu hai avuto il coraggio anche lì di partire e ritornare in Italia. Sì, perché io davo per scontato tutto in realtà, cioè, a noi si dà per scontato tutto quanto, si dà per scontato che dobbiamo scappare, partire per trovare qualcosa, perché non abbiamo nulla, ma in realtà è proprio quando non hai nulla che trovi tutto. E forse qui poi dovremmo parlare di questo che è il percorso sociale che abbiamo adesso, no? Fatto di poca comunicazione. Noi intanto Andrea stiamo anche degustando, devo dire che non ci aspettavamo. Io devo dire che non ti ho più ascoltato. Quanto colorato, quanto è buono. In quegli anni ho fatto da solo, ho pianto tanto, ho sofferto tanto, ma poi il cambiamento
dell'eretaggio familiare che avevo, che era di una famiglia chiusa, una famiglia molto rigida. Liberatoriamente forse mi sono dato al mondo e mi è andata di gran fortuna, devo dire. Perché poi il premio me l'ha dato la gente. Andrea, quando sei ritornato qui, hai di nuovo reinvestito tutto te stesso, tutto quello che avevi guadagnato, non solo, hai fatto anche dei debiti per realizzare i tuoi progetti. Ma io sono tornato veramente contentissimo, perché allora poi chiaramente abbiamo avuto la possibilità di crescere tutti insieme, io che ero il primo arrivato in questo progetto che poi è diventato miliardario in lire e milionario in euro, mi ha portato a guadagnare veramente molto bene. Nei vari tempi ho aperto vari locali qui, contro tutto e tutti, no? Forse anche te avevi poca fiducia in me in quegli anni, non è vero, 20 anni. Non è vero, l'ho sempre avuto. Però, e poi sei sempre stato, ecco, lui è stato sempre una persona molto sensibile e profondo. E lo è rimasto. Non... Beh, la cosa bella, Andrea, è che a volte, sai, le batoste della vita ci portano a chiuderci noi stessi. Tu come hai fatto a rimanere veramente col cuore così aperto? Perché ero stanco del male. Quando ci sono due possibilità: o qualcuno si fa sopraffare dal male, dalla difficoltà, e chiaramente ne è succube, ma quando c'è quella lucettina che forse è individuale, io ce l'avevo dentro, quella fiammella che dice no, io comunque non mi spengo a prescindere, e poi ti voti al bene perché lo cerchi, lo vuoi, no? Io vedo tante persone infelici che, credetemi, non fanno veramente niente per cambiare, per essere felici, e talvolta basta forse che il cambiamento nasca da noi stessi. Tutti noi dobbiamo affrontare delle difficoltà. Sapete che esistono appunto ormai tante ricerche appunto che dimostrano che ci sono dei modi che ci aiutano ad affrontare le difficoltà e anzi a trasformarle. Mi piacerebbe sentire come tu hai usato la creatività di fronte ai momenti più duri della tua vita. Bella questa domanda. Mi bella piace. Questa domanda, proprio a me deve capitare. No, sì, infatti, va con me. No. Dopo sentiamo anche loro, ovviamente, Andrea. Le difficoltà nella vita nascono da delle scelte o delle situazioni improvvise, no? E proprio ciò che noi temiamo di più è il cambiamento. Io, pensate, l'ho fatto a 13.000 km di distanza, senza niente, con una famiglia importante alle spalle, con una divisa importante che avevo dismesso e con un futuro che era stato radicalmente cambiato, e non avevo nulla davanti, non avevo neanche i mezzi perché avevo poche possibilità, avevo questa persona che mi aveva portato in questo nuovo progetto, ma forse per timidezza, per quel retaggio familiare, no, chiuso, ho detto no, mi arrangio io, tutto quanto, non avevo niente, avevo 65.000 lire quando sono partito. Quindi avevo la prima settimana due scelte, o quella di mangiare o quella di dormire. Scelsi di dormire, aspetta, il coraggio. E mangiai un chilo di ananas al giorno. Ma lo trovavi sulla spiaggia, Andrea? No, perché io, poi essendo piccolo, era troppo alto, no, lo compravo semplicemente. Però quelle prime notti con le lacrime, i pianti, mi hanno lasciato solo come stesso, e forse in quel momento, no? Uno dice bene, allora, dato che sono ancora giovane, vediamo dove voglio andare. E i primi approcci erano quelli del retaggio mio familiare, dell'essere un po' duro, un po' schivo delle persone. E quel popolo forse ha cambiato radicalmente la mia freddezza nel donandomi quello che i Caraibi hanno, che è il calore, l'umanità, la pacca sulla spalla, il toccarsi, come stiamo facendo noi con questo piatto. Che e forse... questo riso presente sempre nonostante tutto. Brava! E piano piano donando alle persone e avendone anche godimento, capito? Ma pensa che è così facile, dai alle persone un sorriso, un appoggio, una carezza, una parola in più, uno stato di considerazione che li elevi dagli altri, le persone diventano altre persone. Ah, sì. E siamo arrivati ad oggi. No, e dicevamo prima che Andrea, in un certo senso, è un catalizzatore di felicità. Quindi, cioè, riesce appunto con il suo approccio positivo a tirar fuori il meglio dalle persone, tant'è vero che tu hai dei collaboratori che ti seguono da tantissimi anni. Com'è che fai a tirare fuori appunto il meglio anche dei tuoi collaboratori? Ma innanzitutto è importante sapere che cosa desidera una singola persona, perché non siamo tutti uguali. Chi utilizza, perché sai che i dipendenti di solito trovano sempre degli aspetti negativi, no? Nel proprio capo. Certamente, però qui c'è il discorso della famiglia, deve essere veramente realizzato da chi è davanti.
Ogni persona è una persona. Ogni persona non può introdursi all'interno di un format lavorativo se prima non capisci che ne ha le capacità, e se non le ha non ci arriva. Magari molto, è molto talentuoso, magari a livello caratteriale ha delle caratteristiche che si possono migliorare. Lì allora forse l'intervento che fai già te, qualche volta lo faccio anch'io, divento un coach, che però al di fuori dello spettacolo, singolarmente, quindi cerco di dare importanza alla persona perché lo penso, non perché devo arruffiararmi i ragazzi, ma si cerca di costruire con loro, di capire dove vogliono andare, di capire anche la loro persona. E poi la difficoltà sta nel far sì che l'indirizzo commerciale, il business, sia unico, ma ad accompagnarlo tu prendi per mano ogni persona per le proprie caratteristiche. È un gran lavoro, però paga perché tu poi alla fine conosci tutti conoscono te, si crea un dialogo, un rapporto che è veramente vincente. Andrea, questa catalana ci ha conquistato, ma non vediamo l'ora di assaggiare la ricetta del sorriso. Allora facciamo così, facciamo come in famiglia, tanto dai, mi permetti di farti. Dai, ma posso chiederti una cosa intanto? Perché mi hai molto incuriosito. Mi permettete intanto, mi alzo un po', dimmi pure. È una storia bellissima, felice. Ma è capitato anche a te che quando hai fatto delle scelte un po' scomode, gli amici, la famiglia ti hanno detto che eri matto, e poi quando hai ottenuto risultati non hanno detto che bravo, ma hanno detto che... Si può dire che fortuna che hai avuto e non che bravo sei stato. Ci mettiamo di peggio, giusto? Ci versiamo sul un assaggino a testa, ti rispondo subito, sì, Filippo. Sì. Ok, guarda, certo. Faccio il cavaliere. Proprio deve essere un assaggino. Adesso poi mi aiuti? Certo. Facciamo come se fossimo a casa. Vai. Io faccio il cavaliere. Tu parti, li mangi due orecchini, sì. Non si può non assaggiare. Grazie, infine, un assaggino per me. Veramente credevo fosse per me. Non voglio, però tutto intero, non... Andrea, ma io voglio qualcosa di più di un assaggino. Ecco. Beh, ecco, vedi, prego. Allora, Filippo, posso chiedere il bis? Io voilà. Quando quando dismessi la divisa dell'arma, mio padre mi disse: togliti la divisa e non sei più mio figlio. Ah, proprio. Perché la mia famiglia è una famiglia, insomma. Buoni. Insomma, grazie. Okay. E quello è stato un trauma devastante per me, no? Poi i rapporti chiaramente si sono sistemati nel tempo a risultati ottenuti. Vabbè. Però io ero a 13.000 km di distanza nell'abbandono più completo. Grazie, vuoi ancora due? Ce ne sono. Nell'abbandono più completo, perché chiaramente la mamma di nascosto la sentivo, ma la famiglia no, e quindi io forse, ecco, magari la voglia di vincere scaturiva anche dal fatto che io dovevo assolutamente dimostrare di non aver sbagliato, no? Beh, il prezzo che tu hai dovuto pagare, Andrea, per le tue scelte sono state anche quelle di non aver più modo di rapportarti la solitudine con tuo padre. Perché chiaramente in quegli anni lì io parlavo già le lingue, però era difficile relazionarsi con un mondo lavorativo che è diverso da quello che poi voi vedete ai Caraibi, certo. No? Tutto il bello. E lì dovevi portare a risultato delle persone che non erano abituate a fare la fatica e le 10 ore di lavoro che facevamo noi, e quindi dovevi ottenere dei risultati ancora di più in un macroambiente che ne aveva mille di difficoltà, dalla gestione delle risorse umane che erano persone difficili, con vabbè alle 4 si finiva e non c'era più voglia di andare avanti, quando invece noi avevamo bisogno di produrre tanto. Andrea, qui ci stiamo di nuovo distraendo perché stiamo assaggiando questi bucatini. Bigolo. Bigolo. Non è un piatto. Allora, guarda, noi possiamo fare catalane, qualsiasi cosa al mondo, ma quando arrivano i bigoli, cacio e pepe, basta, finisce, ragazzi, questa è la fine del mondo. È proprio veramente... Sì, io a casa ma parliamo di relazione. Ma perché tu, Filippo, non sei perché ragazzi, sei così scettico sulla felicità? No, parliamo Filippo. Di relazioni. Aspetta, troppe domande, vai. Sì, parliamo di relazioni. Mi piacerebbe sapere, ognuno di voi, dal proprio punto di vista professionale, che idea si sta facendo delle problematiche che ci sono oggi nelle relazioni. Perché delle relazioni strette sono essenziali, gli ingredienti proprio essenziali, indispensabili della felicità.
Andrea, dal suo punto di vista, riesci a vedere questo cambiamento? Tu mi dicevi, Andrea, che un tempo c'erano gli amici che si toccavano, che si abbracciavano, e c'erano questi abbracci in cui, vabbè, si era anche sudato. Ma ne ho parlato prima, c'erano le compagnie. Mm-hmm. Le compagnie, agli anni 80-90, sì, sì. Tu sei una ragazzina, ma non mi ricordo, ma ti racconto io. E praticamente si viveva la compagnia e alle 3 di mattina si stava tutti insieme, tutti insieme, no? Sì, è vero, la domenica si facevano tutte le cose. Poi quando si andava a letto non c'era possibilità di chattare oppure di crearsi quella sorta di armatura fortissima che ci permette di dimostrarci nella nostra migliore condizione con le nostre migliori frasi. No, c'era solamente la volontà e la voglia di aspettare il giorno dopo per rivedersi, e quando si era davanti l'uno all'altro cambiava tutto, perché poi era tutto più vero. In questo momento qui, questa è una delle ricette siamo tipiche lobotomizzati dai social, e quindi ci aspettiamo, ci proponiamo solo nella nostra migliore condizione, bellissimi, affascinanti, mai posti mai una foto appena svegliata la mattina, no, non lo fa nessuno, io qualche volta, ma perché insomma ormai a quest'età mi piace più ridere che piangere, ma c'è un distacco proprio, no, dei rapporti personali. Molte volte io li vedo Marcolina ai tavoli, tavoli da 8, noi una famiglia. Sì. Esatto. Siamo utilizzati, no? Sì. E invece noi una volta, ricordi? Wow, si parlava, sì, si discuteva. Sì. Quindi i social, Andrea, invece che essere catalizzatori di felicità, oggi sono un po' più catalizzatori di solitudine. Cosa ne pensate voi? Dimmi tu, Patrizia, come giornalista. Sicuramente magari si comunica di più, però si comunica di più virtualmente. Tant'è che tante persone magari si scrivono, chattano, eccetera, poi magari capita che si incontrano e non si salutano nemmeno. Questa è una cosa tristissima. Bellissimo. Magari non hanno nulla da dirsi. Sì, non c'è comunicazione, esatto. non c'è uno scambio di parole, un confronto, c'è un condividere, di postare qualcosa. Ma sai, qualcosa. Lo scritto è pensato e ponderato. Sì. Il rapporto umano invece è davanti. Non ne sussiste più. E là subentrano. Beh, ma tu ce l'hai il profilo Facebook? Due profili. Ce l'ha, è molto dinamico. Io non ce l'ho. Ma lo facciamo figato per raccontare tu non ce l'hai. Dai. Io ce l'ho solo dal punto di vista professionale, quindi ho la pagina di Marco e Pippo Comici, ma non ho il mio profilo Facebook perché non ne sento proprio il bisogno. Cioè, per me, per tutto quello che avete detto un po' voi adesso, a me non serve, a me pesa avere WhatsApp, per dirti, cioè... Riflettevo ieri con un amico... È già troppo, capito? Che quando una persona è ma felice... Ma un non dovrebbe invece avere tutti vicino, non è un... La mia fatica più grande è quella di seguire la pagina Facebook in questi giorni, che il mio socio, che di solito la segue, non c'è, la sto seguendo io. Io non riesco a tirare fuori, avere il telefono davanti per rispondere alle persone velocemente. Una volta uno ci ha rimproverati perché... erano passate 4 ore e non avevamo ancora risposto, no? Cioè, no, adesso vi voglio lanciare una provocazione. Bellissimo. Cosa c'è dietro una persona che sta vivendo un momento bello e in quel momento tira fuori Facebook per postare? Spaghetti, cacio e pepe. È quello, se uno è felice ha gli spaghetti, cacio e pepe. E la bocca piena. Le labbra, appunto. Scusa, ripeti la domanda perché stavo pensando già alla risposta. Allora, è veramente felice una persona che sta vivendo un momento bello, invece di goderselo tira fuori il cellulare per postare un momento su Facebook? O magari c'è di mezzo qualche mancanza? Secondo me è solo un modo per manifestare un disagio. Quello che io ho appena fatto, e non ascoltarti perché stavo pensando alla risposta, è quello che facciamo lo stesso ogni giorno, anche senza il telefono davanti. Cioè, io non sono presente fino in fondo in quello che sto vivendo, perché sto già pensando a come farmi vedere figo dopo. Mm-hmm. Ok? Tu questo lo fai con Facebook più facilmente, ma nelle relazioni, anche nelle relazioni un po' così. E quindi c'è bisogno di riconoscimento. C'è bisogno di questo, ma c'è bisogno, secondo me, semplicemente più di stare. Sì, ma parte anche dal disagio, la parola che tu hai detto è la solitudine. Io vedo che le persone che martellano Facebook di più, che rompono le scatole, il contatto con, ma è logico, no? E quindi questo mezzo probabilmente ha aiutato tante persone, sì, no? Non si vivono al ma momento. Gli fa vivere una realtà che assolutamente è surreale, non è reale, perché poi c'è bisogno del contatto. Io ne approfitto, no? Contatto fisico. Sì. Anch'io ne approfitto. Patrizia, tu dal tuo punto di vista, come giornalista,
Ecco, parlando per esempio dei social, bisogna anche fare attenzione, perché purtroppo i social raccontano anche delle storie non proprio belle, ci sono magari purtroppo persone che si nascondono dietro profili falsi, ci sono casi di cronaca anche gravi, purtroppo è brutto da dire in una serata, noi si parla di felicità, però purtroppo c'è anche il settore pedopornografico che aggancia i bambini, quindi anche i genitori dovrebbero fare tantissima attenzione. Il bambino non dovrebbe mai andare su Facebook fino a quando non raggiunge la capacità autonoma e di indipendenza. Il problema è che ci sono anche genitori che spingono a crearsi Facebook ai bambini, cioè nel senso, Marica, raccontaci. Io ho notato, io come educatore ho lavorato un paio di anni prima di laurearmi in una pasticceria e notavo tanti genitori, perché non c'è più il tempo di dedicare il momento all'infanzia, al tempo alla crescita, perché è tutto così accelerato, si vuole che tutto sia super veloce, che a un bambino di 4 anni filano un tablet per farlo stare buono e si dimenticano, cioè, di condividere, che il bambino potrebbe giocare con un T-Rex, farsi un Lego e sopportare, aiutare la crescita, perché anche noi siamo stati bambini prima, non c'è più il tempo di aspettare, di condividere, di vedere, di osservare. No, perché quel bambino deve essere già grande. Allora, sì, diciamo che abbiamo anche tanta poca. Vedo genitori, io ho una bambina di 3 anni e mezzo e oltre al tablet devo raccontargli le favole, talvolta le storpio, me le invento, partecipiamo insieme, ma perché io lo voglio, no? Perché invece sarebbe troppo comodo, gli dai il tablet, c'è tutto, ormai Olivia è capace di fare tutto, di arrivare dappertutto, ma poi lo fermiamo perché poi l'ultima favola è il cappuccetto verde, perché è la sorella di Cappuccetto Rosso, che è una storia che non racconta, certo, perché Cappuccetto Verde invece ha fatto cose più belle, e voliamo cercando di nutrire la mia e la sua fantasia. Abbiamo la terza portata a questo punto, Andrea? Come terza portata, adesso noi, io vorrei alzarmi un attimino, farvi un po' di pulizia, posso fare io il padrone di casa? Certo. Facciamo finta che questo posto sia tuo, ok? Dai, facciamo così. Solo per finta, solo per finta. Ragazzi, adesso siete pronti per assaggiare la terza ricetta della felicità? Vai, certo. Allora, ce la passiamo come prima. La terza ricetta della felicità che è assolutamente proteica. Che bello, quindi è un piatto meraviglioso. Parliamo del Mazzara del Vallo, del tonno. Poi. Guarda, facciamo così che io te lo verso intanto, già che te lo servo già sul tavolino. No, è solo un atto di galanteria. Il Mazzara del Vallo con un'insalatina liquida, la cipolla caramellata e la panatura di sesamo. Ok, lo faccio sempre a casa quando non ho tanto tempo, sai, una roba guarda, veloce. Abbiamo fatto vedere che è di una facilità infinita. Poco assolutamente voglio l'insalata liquida. Un attimo. L'insalata liquida la fai a casa? Ne sono sicuro, guardate un pezzettino piccolino. Andrea, allora, abbiamo parlato appunto dell'importanza delle relazioni. Grazie. Come ingrediente della felicità. Non a caso noi stiamo mangiando insieme questa sera, stiamo cenando nel tuo locale, perché anche venire qua è un modo per stare insieme, rinsaldare le emozioni, rinsaldare appunto tutto quello che c'è di autentico tra le persone, ovviamente senza cellulare, ci siamo detti. Assolutamente, no? Sì. E di questo e di tanti altri argomenti io ho parlato appunto in Allena la felicità. Che appunto ecco, io vorrei farlo vedere perché tu Andrea, hai parlato tantissimo con Andrea. Noi, hai raccontato la storia di Andrea, però tu hai scritto un libro meraviglioso, io ho approfondito l'argomento nel corso del telegiornale, Allena la felicità, quindi tu sicuramente puoi dire qualcosa. Io posso dare un consiglio, un suggerimento appunto a tutti i nostri telespettatori su come allenare la felicità. Ma si può allenare? Si può allenare perché è una capacità che tutti abbiamo, ovvero quello di apprezzare la nostra vita. Tutti noi sappiamo quanto possiamo essere felici quando siamo innamorati di una persona
Però appunto a volte questo sentimento col passare del tempo può diminuire. Quello che non deve diminuire mai, nonostante tutte le difficoltà che ognuno di noi attraversa, è l'amore per la vita, quindi essere innamorati della vita. Questa per me è la definizione della felicità. E come ci si può arrivare? Apprezzando appunto i vari momenti della nostra vita. Goethe ha detto, quando gli è stato chiesto se aveva avuto una vita felice, che la sua vita era stata felice, però non avrebbe saputo individuare una settimana magari in cui lo era. Questo perché appunto le cose, se non prestiamo attenzione, ci passano di mano. Ecco perché secondo me, accanto a un buon libro, è importante avere un quaderno in cui ognuno di noi, al termine della serata, possa notare tre cose che durante la giornata l'hanno reso felice. Questo è un esercizio che all'inizio è difficile, ma poi, man mano che passano i giorni, ci aiuta proprio ad attivare le sinapsi della felicità. Grazie a tutti e a presto per una nuova puntata delle ricette della felicità. Ciao! Ciao! Ciao. Sì. Ci... Adesso possiamo mangiare. Adesso possiamo mangiamo. Mangiarci tutto veramente alla felicità che siamo Marcolina. Noi. Che siete voi, evviva! Sono Ilaria, faccio l'assistente alla poltrona, amo il mio lavoro e lo svolgo con tanta passione. Sono felice del rapporto che riesco a instaurare con i pazienti. Faccio parte di una grande squadra che dedica tanto tempo alla formazione per crescere. Clinica del Sorriso a Torreglia, vi aspettiamo! Contattateci, Video Produzioni Telecittà.